Living in a Box con Living in a Box, è una facile, questi tempi facili dove si capiva chi cantava, come era la canzone, perché il nome era lo stesso. Questo era il Crystal History delle 8, che inizia adesso la seconda parte di trasmissione e in anticipo di un giorno, ma sempre, anzi, il mercoledì è ancora più raggiante, sembra, non so, forse ancora più raggiante del solito, con noi Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno Fabio e buongiorno Viola. Grazie mille per essere qui con noi anche oggi, mercoledì, ma comunque abbiamo notizie da dare lo stesso per tutta la settimana entrante sul mondo del teatro, giusto Tami? Sempre un buongiorno per parlare di teatro, quindi Bravissimo. peraltro oggi ho 3 appuntamenti di teatro e una chicca, perché so che tu sei aperto e quindi parliamo di teatro, ma non solo, però questo è un appuntamento interessante anche per le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori. Allora, partiamo dal Teatro ai Fu Puccini, perché c'è una personale di una compagnia che io seguo da molto tempo, che si chiamano Maniaci d'Amore, perché i due componenti del gruppo hanno unito i loro cognomi. Luciana Maniaci e Francesco D'Amore, da più di 10 anni lavorano insieme e portano i loro 3 spettacoli che li rappresentano, che sono Il nostro amore schifo, Petronia, il desiderio segreto dei fossili e La fabbrica degli stronzi. Sono 3 spettacoli che sono in scena da stasera a domenica, quindi diciamo, potete scegliere uno dei 3 spettacoli, potete vederli tutti e 3. Secondo me, tutti e 3 raccontano la storia di questa compagnia, che è una compagnia che racconta i grandi disagi legati a temi molto ma macroscopici, quindi non so, l'amore, la maternità, diciamo, il nostro senso di disagio all'interno del sistema sociale, però attraverso un racconto molto surreale, molto ironico, molto divertente a tratti, ma anche molto crudele, se vuoi, perché hanno un linguaggio molto forte, molto colorito e soprattutto ci portano in un mondo quasi irreale, ma che di reale ha molto. Quindi in realtà attraverso questa narrazione un po' sopra le righe ci portano invece molto nella realtà. Loro sono sempre in scena e poi sono coadiuvati da altri attori e attrici che si uniscono al loro lavoro, soprattutto per La fabbrica degli stronzi hanno fatto una collaborazione con un'altra compagnia molto nota che è Cronoteatro, quindi potete avere la possibilità di vedere questi 3 spettacoli. Quindi Elfo Puccini, Enfo siamo Puccini. a Milano, Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa Lima o Porta Venezia. Okay, storia di una Poi, com'è che è la fabbrica degli stronzi? Com'è che è? Beh, sì, sì. storia di una fabbrica che non va mai in crisi. Ecco, quello si potrebbe dire. Beh, è un po' quello che raccontano loro. Ecco, immaginavo. Allora, poi ci spostiamo invece in un teatro di cui non ho mai parlato, ma che invece mi fa piacere parlare, che è il Martinit, che è un teatro che si trova in zona Lambrate ed è un teatro che si concentra moltissimo sulle commedie e quindi su una produzione teatrale legata, diciamo così, al sorriso. Loro fanno anche moltissime stand-up comedy con molti attori e attrici che appunto si confrontano con quest'arte. Invece, in questo caso, parliamo della Signora Papillon, che è un testo di Stefano Benni che arriva al Teatro Martinit dal 1 febbraio al 4 febbraio, quindi da giovedì a domenica avete la possibilità di vederlo con una compagnia che è la Compagnia della Bilancia, che è una compagnia romana che collabora con il Teatro Martinit, sono la regia di Piero Di Blasio e sono in scena Valeria Monetti, Ludovica Di Donato, Mauro Conte e Piero Di Blasio. È cla una classica commedia ambientata, diciamo così, in un'epoca che noi pensiamo sia l'Ottocento, ma che in realtà poi ci sono tantissimi riferimenti anche al mondo contemporaneo. E, al centro c'è la storia di una ragazza che è appassionata di rose e di farfalle, vive in questo mondo bucolico, in questo mondo lontano dalla realtà, e ci sono questi 3 individui che entrano nella sua vita, una donna, diciamo così, molto una donna che sa quello che vuole, un comandante che vuole accaparrarsi la villa come gli altri 3 componenti e un giovane insegnante. Questi 3
queste tre persone intorno a questa ragazza vogliono conquistare la villa ed eliminare la ragazza. Quindi c'è tutta una serie di eventi, di equivoci che si, diciamo così, che ruotano intorno alla storia di questa ragazza, ed è molto divertente, il ritmo è molto alto, ed è c'è sempre l'ironia di Stefano Benni che, insomma, dilaga su questo palcoscenico. Quindi il Teatro Martinit, stazione Lambrate, si può arrivare anche dal centro di Milano perché c'è la 54 che da Piazza Duomo parte e arriva davanti al Teatro Martinit. Mamma mia, hai fatto i compiti benissimo oggi, anche le linee di superficie. Cioè. Questi collegamenti. Poi ci spostiamo invece lo so che ne ho già parlato del piccolo teatro, ma in questo caso è uno spettacolo secondo me da vedere, perché stiamo parlando di Come tremano le cose riflesse nell'acqua, e l'ultimo lavoro di Liv Ferracchiati, che è un regista che io seguo da tantissimi anni, mi piace molto come racconta i grandi classici, perché in questo caso si parte dal Gabbiano, quindi da un grande classico del teatro, per raggiungere invece un racconto contemporaneo, perché okay. Stiamo parlando, anche in questo caso si parla molto di arte, perché al centro c'è la storia di un regista che deve confrontarsi, un regista che è in crisi, e deve confrontarsi con due figure molto forti. La madre, che è un'attrice affermata, che insomma ha un percorso, una carriera importante, e la ragazza, diciamo, con cui lui si relaziona, che è invece una giovane attrice. Quindi ci sono queste due figure femminili intorno a lui che si relazionano con lui e che lo portano a chiedersi in qualche modo come l'arte possa incidere sulla propria esistenza e dove possa portarlo, se vivere e confrontarsi con l'arte possa essere una soluzione alle tante domande che la vita ci pone, o se invece, diciamo così, chiudere il proprio percorso di vita sia l'unica soluzione per non cadere in facili soluzioni. E come sempre, sono temi sempre molto leggeri che io porto alla vostra attenzione, ma in questo caso devo dirvi che siamo allo studio Melato, quindi Lanza, Metropolitana Verde, okay. Devo dire che Liv Ferracchiati è un regista incredibile, perché riesce a raccontare l'umanità, ma proprio l'umanità vera, quello delle persone, creando una relazione fortissima con il classico con cui si confronta. Ha raccontato Ida Gabler, ha raccontato Platonov, ha raccontato grandissimi classici, ma ponendo l'attenzione sull'umano che è all'interno di quel classico. Quindi secondo me anche per i ragazzi, le ragazze, per chi studia, no? Per chi si approccia allo studio di questi grandi classici, anche dal punto di vista universitario, quindi per ragazzi e ragazze un po' più grandi, secondo me è un modo incredibile per entrare in quelle storie, per poter essere trascinati dentro quelle storie e non rimanere ai margini. Quindi secondo me è una grandissima occasione. Ti rubo un vai. Ultimo vai la chicca, no, cos'è che hai detto, com'è che era la chicca. Perché secondo me è importante, c'è un incontro la prossima settimana, il 7 febbraio, alla Biblioteca Zara, raggiungibile facilmente con la metropolitana appunto gialla fermata Zara. Questa è la facile. La biblioteca propone un incontro mercoledì 7 alle 17:30 con Lea Melandri, che è una giornalista e attivista del Movimento delle Donne, in collaborazione con la Casa delle Donne, presenta racconta, diciamo così, i suoi libri, ma in particolare si concentra su amore e violenza, raccontando appunto diciamo le emozioni che nascono all'interno di un processo d'amore, però legate a una coscienza di quel sentimento, quindi una consapevolezza di quello che si prova e di quello che in realtà si scontra con la narrazione sociale, quindi ciò che sentiamo in confronto a ciò che in realtà ci viene raccontato e ci viene posto come racconto d'amore. Quindi secondo me è un incontro importante, perché racconta la complessità del sentimento all'interno però di una narrazione sociale, che è sempre importante rapportarsi con ciò che viene raccontato e come ci viene posto un tema
rispetto a quello che noi viviamo. E quindi è un incontro, secondo me, importante per avere una maggiore consapevolezza. So che è alle 5:30 del pomeriggio, quindi non è accessibile a tutti, vabbè, ma vabbè. Secondo me, se si ha la possibilità, è un bellissimo incontro. Quindi Lea Melandri, mercoledì 7 febbraio alle 17:30 alla Biblioteca Zara. 7 febbraio 17:30, guardami, è che se ci fosse il padel, uno ci va senza problemi alle 17:30, quindi, cioè, quindi esatto. Non ci sono scuse sull'orario, anzi, io spero che ci sia tanta gente che vada a questo incontro, ma soprattutto, lo dico spesso, tanti maschietti, perché siamo noi che a volte abbiamo bisogno di capire certe dinamiche che magari sono ben chiare a voi e comunque avete bisogno di ricordarlo anche a tante altre donne, ma soprattutto dobbiamo ricordarcelo un po' più spesso noi maschietti, che certe dinamiche dobbiamo capirle, comprenderle, e poi dopo va bene, ognuno fa il suo, ci mancherebbe, però così, intanto, avere consapevolezza è sempre un passo in più. Ecco, infatti. Quindi io spero davvero di vedere una platea con anche tanti maschietti che ascoltino per bene quello che succede. Tamara, grazie mille. Ricordiamo prima di chiudere dove possiamo ascoltarti, ritrovarti. Sì, oltre che da me, con giorni alterni. Ma questa settimana abbiamo... è sempre un buon argomento per iniziare la giornata. Estemporaneo. Quindi potete seguirmi con Teatro Mania il venerdì alle 16:40 su Milanao, canale 191 del digitale, in streaming sul sito di Mediapason, e invece il lunedì in replica su Antenna 3 alle 23:30, canale 11. Ormai quanti anni è che sei a parlare di teatro in giro per la televisione milanese? Quest'anno 10. 10 anni! Quando è il compleanno proprio? Dobbiamo festeggiare? È già stato, per i festeggiamenti, però era il 14 gennaio. Ah, è che non ce l'hai detto, ma come? Tu non sei per festeggiamenti, noi sì. Quindi adesso ti facciamo una festa sorpresa senza dirtelo, con cioccolato o frutta, cosa preferisci per la torta? Sempre il cioccolato, del cioccolato. Però vabbè, la cosa più bella è avere la possibilità di avere quello spazio in grande libertà e poter condividere chiacchiere, confronti con gli artisti e le artiste che vengono e si hanno la possibilità con me di raccontarsi e raccontare il proprio lavoro. Quindi lo facciamo qua, lo faccio là, è sempre molto bello perché il teatro, secondo me, va fatto conoscere, si ha paura perché non si conosce del teatro, invece così come per tutte le cose, si ha paura perché non si conosce, quando si riconosce, secondo me, diventa poi un'abitudine. Infatti, l'abitudine del teatro, questo è il tuo slogan che spesso utilizziamo e che mi piace veramente tanto, ma la domanda che tutti si fanno, in questi 10 anni, quanti spettacoli hai scroccato? Ma allora, devo dirti la verità. Devo dirti la verità. Io mi invitano spesso e io non ho problemi a dirlo, però devo dirti che quando voglio vedere uno spettacolo e non c'è la possibilità per qualche motivo, ho sempre scelto di vedere lo spettacolo che volevo vedere, anche pagando senza nessun problema, perché secondo me i soldi per il teatro sono soldi ben spesi, perché mi fanno bene, quindi sono un investimento. I soldi del teatro sono spesi meglio che quelli dell'abbonamento in palestra, lo dico sempre. Anche io lo penso, però non credo che tutti siano d'accordo. No, ma anche perché l'abbonamento a teatro lo fai e non ci vai, lo sappiamo già. L'abbonamento a teatro, se lo fai, tendenzialmente invece ci vai. Poi, possiamo dirlo, spendi i soldi per un biglietto, lo spettacolo non ti piace, vabbè, un'ora e mezza della tua vita, cosa può essere, dai. Capita, perché gli incontri, la vita, gli incontri a volte accadono e sono interessanti, ma a volte passi anche una serata ad una cena che è noiosa, no? Capita con persone che non, insomma, con cui non ti ritrovi. E così è per gli spettacoli, a volte non ti ritrovi, a volte addirittura ho visto degli spettacoli più volte, perché io a volte li vedo più volte, e a volte mi sono piaciuti e poi invece dopo anni non mi sono più piaciuti, perché sono una persona diversa rispetto a te. Giusto. Quello succede col teatro, succede con i film, con i libri, con le robe poi che arrivi dopo anni. Se avete delle cene noiose, vabbè, la cosa migliore da fare è invitare Tamara Malleo, che invece vi svolta la serata, quindi se volete invitatela, non solo per cene. Immaginavo, non solo a teatro ma anche le cene, immaginavo che ti sarebbe piaciuto come invito. Va bene Tamara, noi invece ti inviteremo una mattina ancora qui per far colazione insieme, ok? Fantastico, grazie mille, grazie a te, grazie a Viola, buon lavoro. Buon lavoro anche a te, grazie mille Tamara, e ora adesso andiamo con Loredana Bertè, Non sono una signora. Wow, che pezzo, signori.